Allora, siamo sempre riguardo sul tema del complottismo del nuovo ordine mondiale per cercare di capire appunto come è potuto sorgere questa teoria del complotto, da dove e perché, no? Premettendo che io non credo che esista nessun complotto per il dominio del mondo. Primo, perché un complotto del genere implicherebbe troppa gente implicata, no? E un complotto più esteso e più facilmente lo si scopre. Un complotto a livello mondiale verrebbe scoperto immediatamente. Secondo, a questo punto si sarebbero trovate delle prove di questo complotto, e invece di prove non ce ne sono. Terzo, questa teoria del complotto è, come tutte le teorie del complotto, estremamente confusa, no? Non è ben chiaro perché dovrebbe esserci un gruppo di persone intente a voler comandare il mondo, così, no? Cioè, senza uno scopo preciso, perché normalmente quando qualcuno si mette in testa di comandare il mondo non è perché la mattina si è svegliato e ha deciso voglio diventare re del mondo, è perché ci deve essere una comunanza di ideali, diciamo, no? Di idee guida che spingono qualcuno a voler conquistare il mondo. È stato così per Alessandro Magno, è stato così per Hitler, è stato così per Giulio Cesare, se proprio vogliamo pensare che voleva conquistare il mondo, ma non è che lui volesse conquistare il mondo. Non sono molte le persone che si sono messe in testa di voler conquistare il mondo. È un proponimento abbastanza folle, no? Ecco. Voler diventare imperatori del mondo è una cosa veramente, cioè, o si è matti o si ha dei mezzi a dir poco divini. Quindi è anche un po' da folli voler credere che esista un complotto del genere. Può esserci un complotto per voler rovesciare il governo di una nazione, non è credibile che ci sia un complotto per conquistare l'intero pianeta, cioè, a meno che uno non abbia recuperato un'astronave extraterrestre perfettamente funzionante con tutte le apparecchiature e la tecnologia di una civiltà avanti un milione dalla no la nostra, ecco, allora magari si sarebbe potuto pensare a una roba del genere, no? È una possibilità fantascientifica. Ecco. E io le ipotesi fantascientifiche le prendo in considerazione solo quando ci sono degli indizi probanti, no? Cioè, se non proprio delle prove, degli indizi che possano farlo pensare. In questo caso non ne ho trovato nessuno, nessuno. Cioè, non è come per esempio il pensare che possano esserci state visite aliene in un lontano passato, dove effettivamente ci sono delle cose che lo fanno pensare. Nel nostro caso, no? Cioè, quanto riguarda la teoria del complotto del nuovo ordine mondiale, sinceramente non ho trovato nessun indizio. Cioè, se voi andate a guardare, si tratta proprio di cose assolutamente campate in aria, del tipo quello lì, sai, quell'uomo politico lì ha fatto un gesto così, del tipo ha fatto così, no? Oppure ha fatto così, no? Le corna. Allora, sia questo che questo è un simbolismo massonico che vuol dire le corna del diavolo conquisteremo il mondo. Insomma, quando le prove sono di questo tipo, io dico fate una camomilla e poi domani mattina con la calma cerca uno psichiatra, no? Ma non lo farai perché i matti non vanno mai dallo psichiatra, devono mettergli la camicia di forza e portarci. Quando le prove sono di questo tipo possiamo dormire sonni tranquilli. Allora, ero rimasto appunto, ma perché appunto questa teoria del complotto è così diffusa?
E avevo detto che avevo spiegato insomma cos'è successo diciamo negli Stati Uniti nel suo formarsi. Allora, ha detto appunto che c'è sempre stato questo grosso conflitto fra la cultura di tipo massonico, che a un tempo era una cultura di tipo illuministico, cioè che voleva come dire creare una società, una civiltà che superasse le divisioni di popolo, di classe, di religione, no? Tutte le divisioni fra gli uomini, per adeguare i cittadini a un ideale razionalistico, no? All'ideale della dea ragione, potremmo chiamarla così, no? Cioè, l'idea di un uomo appunto cosmopolita, governato solo dalla ragione, che non è condizionato dalla superstizione o dal nazionalismo o da altri impulsi irrazionali, no, perché viene dal punto di vista illuministico, si parte dal presupposto che cose come il nazionalismo, il fanatismo religioso e il razzismo sono tutti impulsi irrazionali, no? Che non hanno niente a che vedere con una visione razionale dell'uomo e della società. Ovviamente i tradizionalisti religiosi, in particolar modo il fondamentalismo evangelico, no? Che con l'irrazionalismo ci va a nozze, dato che legge alla lettera la Bibbia, quindi rifiuta di ragionare, vede questo tipo di mentalità massonica, illuministica in genere, e poi anche tendenzialmente cosmopolita ed ecumenista, come un inganno del demonio, no? Cioè queste idee che si propagano e che di fatto negano il tradizionalismo cristiano, devono essere un inghippo del demonio. Di conseguenza, le idee specificamente illuministe e il culto del demonio nella mente dei fondamentalisti cristiani si sono trovati ad essere fusi in una sola idea. Voi dite, dove ci sono le prove di questo? Ce ne sono innumerevoli, io posso dare alcuni esempi. Per esempio, qualche tempo fa ho visto, sempre su YouTube, fra gli innumerevoli video sui complotti, sulla teoria del complotto del nuovo ordine mondiale, un video sulla città di Astana. La città di Astana è una città, credo, del Kazakistan, comunque di quella vasta zona di repubbliche fra la Russia e l'Asia, no? L'Asia centrale, ed è una città appunto recente, tutta moderna, no? Dove al cui interno c'è un enorme tempio piramidale, se non vado errato, con una sala in cima alla piramide, dove sono rappresentati i simboli di tutte le religioni riunite assieme. E credo anche che ci sia il simbolo del triangolo con l'occhio e anche l'idea, cioè come dire, un simbolo solare, possiamo dire, che riunisce un po' tutte le religioni, no? La zona del Kazakistan probabilmente anche quella era un tempo zona zoroastriana, e qui già ho spiegato che lo zoroastrismo, il mazateismo, deriva da una forma di religione solare, no? Perché adora la luce, no? Da notare luce, Lucifero, l'angelo portatore di luce, quindi a un certo punto addirittura il culto della luce, che è per eccellenza il simbolo di Dio, la luce, diventa addirittura simbolo del demonio, semplicemente perché Lucifero è l'angelo portatore di luce, no? Allora, in questo video appunto si faceva notare questa specie di tempio ecumenico, no? Per dire, vedete dove ci sta portando questo ecumenismo
massonico, no? E a questo culto solare, ci porta a questo culto solare che in realtà nasconde il culto di Lucifero, e poi facevano addirittura notare come la città di Astana, il nome della città di Astana, sia un anagramma di Satana, no? Astana, Satana è un anagramma, di conseguenza Astana, città ecumenica per eccellenza, è la città del demonio. Perché? Perché l'ecumenismo è un inganno del demonio, come tutto quello che non è scritto nella Bibbia, no? Nella Bibbia non c'è scritto che bisogna cercare di amare anche i seguaci delle altre religioni, che bisogna cercare di rispettarsi vicendevolmente, no? Di conseguenza è una dottrina demoniaca. Ma poi non solo questo, bisogna tener conto soprattutto della paura della perdita di identità, no? Di identità culturale etnica, cioè tante persone si identificano ancora con la propria nazione, la propria religione, la propria cultura, cioè ti dicono io sono bianco, europeo, sono anglosassone, fiero di esserlo, sono o tedesco o francese, sono cattolico oppure sono protestante, e puntano su questo fatto, no? Per contrapporlo alle altre identità che arrivano un po' da tutto il mondo e si mescolano, no? Ecco, il bello è che questo rimescolamento delle identità, cioè questo confluire in Europa e in America di altre etnie, questo mescolarsi delle identità, questa progressiva perdita di importanza delle varie identità, delle cosiddette identità etniche, razziali, religiose, è tutto frutto dell'Occidente, è stato l'Occidente a crearlo. Perché, per esempio, se noi non avessimo colonizzato l'Africa, non avessimo deportato, cioè se i bianchi non avessero deportato i neri africani in America, se gli inglesi non avessero cercato, i francesi non avessero cercato di colonizzare, non avessero colonizzato l'Africa, adesso tutti i neri sarebbero ancora in Africa, lì isolati, perché non hanno mai pensato nella loro storia di uscire dall'Africa, dato che erano isolati fra due oceani e il deserto del Sahara, sarebbero ancora lì con le loro società neolitiche o un po' più evolute, ma noi non avremmo nessun motivo per guardare con terrore i neri che ci arrivano a casa, no? Cioè è solo colpa nostra se c'è questa fusione delle identità. L'abbiamo voluta, l'abbiamo cercata, e molti di noi la provano e ci convivono. Io per primo, no? Dico, cioè, abbiamo voluto un mondo in cui tutto si mescolasse, e vabbè, l'abbiamo voluto, l'abbiamo cercato, adesso è inutile, la frittata è fatta, è inutile lamentarsi, no? De dare la colpa agli altri, la colpa è nostra, soltanto nostra, l'abbiamo voluto noi, no? Ed è anche una conseguenza del potere razionalistico, scientifico dell'uomo occidentale sul mondo. Ora, però, tanti, soprattutto la gente meno colta o la gente più spaventata della vita, no? Non guarda di buon occhio queste cose. E appunto il vedere che ci avviamo a una società sempre più globalizzata, dove tutte le identità si mescolano, viene guardato da molti come una minaccia, un pericolo, e di conseguenza si tende a proiettare su di esso un complotto teso a distruggere l'identità, a distruggere ognuno di noi nella sua presunta identità culturale. E le chiese evangeliche fondamentaliste americane sono molto legate al nazionalismo americano, cioè loro, come dire, non è che sono semplicemente cristiani fondamentalisti, sono cristiani fondamentalisti americani, con tutto quello che ne consegue a livello culturale, mentale, morale e via dicendo. E qui chiudo, arrivederci.